Ok, siamo di nuovo in diretta. Non so chi è rimasto, chi si ricollegherà per sentire, insomma, quest'altra, la seconda parte di questo live. Al momento non c'è nessuno, ragazzi. Una persona connessa, vediamo chi è. Vediamo qualche minuto che nel frattempo si connettono le altre persone. Gli abbiamo dato il tempo di fare. Mariangela è ritornata, brava, fedele. Vediamo, aspettiamo ancora qualcun altro. Ah, ok, perfetto. Tesoriere è ritornata, Grandinetti è ritornato, grazie ragazzi, veramente ci fa piacere. Giovanni Di Mascolo, per chi non sa, è un bellissimo scenografo, per cui prepara delle scenografie bellissime, che ogni volta siamo sempre nei nostri spettacoli, sempre un grande figurone. Grazie Giovanni. Allora, aggiunto anche Cristian, l'avevamo perso per strada. Ecco qua, Cristian, ci sei anche tu. Allora, ora andiamo a preparare per il prossimo brano. Allora, come ben vedete, ne rimane uno solo. Francesco Paolo Tosti, stato un compositore e cantante lirico, vabbè, conosciuto per essere stato l'autore di celebrissime romanze da salotto, da camera. Scrive, pensate, oltre 500 romanze, canto e pianoforte. I testi, collabora con tantissimi poeti, Antonio Fogazzaro, Rocco Pagliara e soprattutto con Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio, scusate la mia zeta. Parliamo di Non t'amo più, ci farà ascoltare questa romanza il nostro tenore Gerardo Bovensi. Ricordi ancora quel dì che ci incontrammo, le tue promesse le ricordi ancora, folle d'amore ti seguì, ciamammo, e accanto a te soffrì. Se baci una catena di legame c'è, ma le parole tue furono mendaci, avrei dato il mio sangue i giorni crepano.
passando insieme. Io posso anzi di fior il tuo sentier. Tu fosti lei mio cor, l'unica speme. Pregare, allinire, piange tu mai visto dinanzi a te. Io so per appagare un tuo desire, avrei dato il mio sangue e la andiamo a sentire un altro bellissimo brano. Quest'aria, questo brano, questa canzone, questa romanza napoletana non è stata scritta a Napoli, neanche in Italia. Fu scritta in America, a New York. E aspetta che tolgo Gerardo, Gerardo, levo te e mettiamo la persona interessata, eccolo qui, arriva. Dicevo, è stata scritta a New York nel 1911 da due emigrati napoletani, Alessandro Sisca e Salvatore Cardillo. Sisca, o Riccardo Coldiferro come pseudonimo, con quale firmò quest'aria, era calabrese di origine napoletana, però da parte della mamma. Pensate, gli autori scrissero questa romanza, chiamiamola come vogliamo, tanto per fare qualcosa, cioè, che facciamo? Scriviamola. E non pensavano potesse diventare addirittura un inno per gli immigranti italiani. Il maestro Cardillo disprezzava apertamente questa sua canzone, definendola senza mezzi termini una porcheriola. Il motivo era anche perché lui era comunque autore di composizioni operistiche e avrebbe voluto essere ricordato per tutt'altro genere musicale. Stiamo parlando di Core Ingrato e ce la farà ascoltare il nostro amatissimo tenore Antonio De Asmundis. Thank you.
veri giusti parole amare, perché ma parle o core me turmiente cadarì, non te scordò che t'ha gelato core cadarì, non te scordò cadarì, cadarì che benedicere sto parello che me la spasare. Pensa tu non te ne cuore, cuore ingrato, ti via ta vita mia. Passato e non c'è niente che io. Grazie Antonio, bella, veramente bella, bella, bella. Grazie a voi. Ottima introduzione. Allora, adesso è arrivato il momento, il mio momento. Antonio, ti levo, eccomi qua. Bene, allora... Cantiamo ancora Paolo Tosti, 1907, testo di D'Annunzio. Questo è un brano che fa parte delle quattro canzoni dell'Amaranta. Le quattro sono Lasciami, lascia che io respiri, L'alba separa dalla luce l'ombra, Ivan, in van preghi, Che dici, o parola del saggio. E, siccome abbiamo altre arie di Tosti, non dico altro. Allora, andiamo con... la base. Materno,
Ecco qua, grazie. Qualcuno che mi avrà fatto un applauso c'era stato, magari mamma, mia sorella, qualcuno, qualche parente. Allora, passiamo al prossimo brano, brano femminile. Allora, parliamo di un artista, un violinista, compositore, direttore d'orchestra. Grazie a lui che ha contribuito tantissimo alla diffusione dell'opera lirica all'estero. Ovviamente aveva una predilezione per le composizioni di Rossini. Questo valzer, i versi vennero scritti da Gottardo Aldighieri dal 1860 e appositamente per la cantante, all'epoca insomma era la più popolare, Marietta Piccolomini. E grazie a questo valzer l'autore riuscì a guadagnare la bellezza di 1.300.000 lire. Pensate che cifra all'epoca. Testo brillante. Invitiamo la persona che interpreterà questo ruolo, Eleonora Leonori. Dicevo, un testo brillante, vivace, un po' malizioso, un po' come Musetta, diciamo, sotto alcuni punti di vista. Allora, andiamo con il bacio. Sulle labbra, si poteva.
Perfetto, è brava Eleonora. Brava, brava. Passiamo al prossimo brano. Allora, un attimo solo. Presentatore, regia, non è proprio facile, facile, facile. Allora, intanto mettiamo in. Ecco qua, Nicola si è già preparato. Ancora un brano di Paolo Tosti, scritto nel 1890. Piccolo aneddoto, nella villa dei ricordi, a Cernobbio, Puccini lesse a Tosti e a Giulio Ricordi il primo libretto della Manon Lescaut. E da quel momento in poi Puccini e Tosti, insomma, diventarono amici per una profonda amicizia. Il brano che andrete ad ascoltare, l'aria, si chiama Malia. Ve la farà ascoltare. Nicola, attiva il tuo microfono, se no non ti sentirà nessuno. Grazie. Cosa c'era nel fior che m'hai dato? Forse un filtro, un arcano potere. Nel toccarlo il mio cuore ha tremato, ma non è turbato il pensiero. Nelle mani m'avanse che c'hai, un incanto ben forse con te. Freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore dove passa il tuo piede. Freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore dove passa il tuo piede. Grazie, Grazie. Grazie a voi. Nicola, grazie mille davvero per questa tua esibizione. Allora, un attimo solo. Ok, perfetto qua. Allora, ora facciamo intervenire il prossimo concorrente. Allora, Christian, eccoci qua. Cosa si vince? Atmosfera magica, okay. Tante cose. Allora, l'orchestra suona nelle note di un'aria che sicuramente, come si suol dire, conoscono anche le pietre. La nostra attenzione si ferma sulla sommità di Sant'Angelo, luogo dove è rinchiuso il nostro Cavaradossi, e con la sua nota, aria, l'oceano, le stelle. Dal suo estremo saluto a Tosca e alla vita, con un commosso e intensissimo canto. E il primo tenore a cantare quest'aria
fu Emilio De Marchi. L'orchestra venne diretta da Leopoldo Mugnone e una confessione che fece Giuseppe Verdi al suo biografo fu: vi sarebbe un dramma che, se io fossi ancora in carriera, musicherei con tutta l'anima, ed è Tosca. Dopo questa diamo la parola, anzi il canto, a Cristian Pietrosanti, alla voce. Bravo, 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 veramente ottima interpretazione. Allora, richiamiamo tutti gli amici. Ci siamo tutti? Chi manca? Ok, ci siamo tutti. Allora, noi... No, 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 no. Non c'entra niente questa. Come tutte le dirette, il bello della diretta, ragazzi. Allora, noi avremmo finito la nostra diretta. Volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito, che si sono riconnessi, alcuni li abbiamo persi, però diciamo è comprensibile. E li ringrazierò uno a uno adesso che mi metterò insomma a seguire la chat. Non so se volete voi dire qualcosa, do la parola a Cristian. Apri il microfono, Cristian, se vuoi dire qualcosa. È stato molto emozionante, è stata una cosa particolare, speriamo di ripeterla spesso in una situazione, in un momento diverso, magari più gioioso. Ci vediamo presto. Antonio,
Grazie, io sono Antonio. Intanto vi faccio i complimenti a te, Egidio, per la conduzione, la regia. Non era facile fare questa diretta, anzi non lo è stato sicuramente, ma sei stato molto molto bravo, devo dire. Poi volevo ringraziare e fare i complimenti ai miei amici e colleghi, ma soprattutto amici, perché siamo molto legati affettivamente con tutti voi e con tutti gli altri artisti del coro lirico. E è stata una cosa sicuramente difficile da realizzare, i nostri ascoltatori se ne saranno resi conto, purtroppo un po' dipende dalle connessioni, praticamente dipende tutto dalle connessioni, che non ci danno la possibilità di essere perfettamente in sincrono e tutto il resto. Però devo dire anche che questa caspita di epidemia, di pandemia, ci ha in qualche modo anche pungolati a tentare strade nuove, a tentare delle cose come questa, che sicuramente quando si riprenderà la vita normale non ci saranno, però sono dei tasselli da considerare, perché possono essere altri e nuovi mezzi di comunicazione, come si è visto anche nella vita reale. Ciao a tutti, non mi dilungo oltre, già ho parlato fin troppo. Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie. Ce la mettiamo nel cassetto, quando in altre occasioni ce ne sarà bisogno la tiriamo fuori. Gerardo, vuoi dire qualcosa? Sì, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito, è stata comunque un'esperienza, anche se è diversa da quello che facciamo abitualmente, però è stata un'esperienza che ci ha segnato, insomma, significativa anche questa, ecco, è servita a qualcosa sicuramente. Grazie, grazie Gerardo. Hola. Grazie Egidio per questa possibilità. È un modo strano di cantare, ma speriamo, sono sicuro che passerà, perché ci sono già dei segnali in tal senso, in altri teatri già si ricomincia, ci si sono riorganizzati con la distanza, con le persone e tutto. Quindi, però in ogni caso rimane questa possibilità che io ti ringrazio di averci data a me e ai miei cari amici, perché più che colleghi costoro sono miei grandi amici con i quali trascorro tante belle giornate. Di nuovo grazie a tutti e buonasera a tutti. Perfetto. Eleonora? Sì, anch'io mi associo a quello che hanno detto i miei colleghi ed amici carissimi, in particolare ad Antonio. Ti ringrazio tantissimo, Egidio, di averci dato e di avermi dato questa opportunità. Siete stati tutti fantastici, a dispetto di quello che può essere arrivato appunto per questi problemi che abbiamo di connessione, ma non fa niente, io mi sono divertita tantissimo. Ho scelto quei due pezzi appositamente perché sapevo la scelta dei vostri brani, quindi io ho voluto un po' mettere un po' di brio, no? Un po' di aria frizzante. Auguro a tutti di uscire presto da questa situazione con un cuore nuovo, con una mente nuova e soprattutto nella musica. E la prossima volta insieme dal vivo. Bene, allora, detto questo, io ho poco altro da aggiungere. Ringrazio tutti voi. Ovviamente poter fare una connessione con più persone sarebbe stato veramente complicato, cioè proprio impensabile, almeno per quelle che sono le nostre possibilità. Diciamo che fin quando la situazione non cambierà e non sarà possibile poter cantare in situazioni per noi insomma regolari, proveremo a fare insomma queste cosette qua, ci divertiamo così, insomma, passiamo un po' di tempo. Ora fortunatamente abbiamo la possibilità di uscire da casa, quindi saremo sempre meno sui social a fare registrazioni e quant'altro. Ringrazio tutti voi, ringrazio ovviamente il coro lirico di cui ne faccio parte, sono coordinatore insieme a Regina Martucello che ci sta seguendo, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito e alla prossima dal vivo. Un abbraccio a tutti e ancora grazie. Ciao ragazzi, ciao!